Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie per essere qui questa sera. Alcune indicazioni preliminari. Intanto dobbiamo rispettare alcune regole, come sapete, quindi il distanziamento, abbiamo apposta messo delle sedie in modo che invito a sedervi, così non ci sono problemi di nessun tipo. Noi avvieremo questa serata con un filmato di 10 minuti che in qualche modo racconta la Colleferro di oggi in alcuni aspetti particolari che spesso sono sottaciuti e molto spesso sfuggono alla opinione pubblica più generale. Perché questa sera vorrei con voi aprire un confronto e una riflessione pacata, intensa, ma anche piena di verità. Perché l'età mi consente, se permettete, di alzare un po' il livello del confronto e anche di chiarire alcuni aspetti della politica colleferrina, chiamiamola così, voglio essere molto indulgente, della vita amministrativa di questa città e cercare anche di mettere in evidenza alcune differenze particolari che riguardano la storia, soprattutto degli ultimi anni di Colleferro, nelle sue varie opportunità di governo, con il centrodestra poi, con il centrosinistra adesso, e voglio anche ricordare alcuni momenti che mi hanno visto impegnato in prima persona grazie al vostro consenso e grazie soprattutto al trattamento profondo che continua a dividere per questa città. Allora io direi di iniziare con questi 10 minuti molto rapidi in cui devo ringraziare Paolo e mio figlio Federico che si sono dati molto da fare per documentare nella, questa settimana che abbiamo alle spalle un po' quello che oggi è il degrado di Colleferro. Quindi io mi taccio, mi siedo insieme a voi, guardiamo questo filmato. Thank you.
Thank you.
vedere questa è una parte delle tante cose che sono state nascoste negli ultimi tempi alla città, ed è la fotografia esatta di quello che ancora oggi basta andare in questi luoghi per verificare di persona quali sono le condizioni in cui si trovano. E credetemi, è soltanto una parte del ragionamento che questa sera vorrei fare con voi, perché, come dire, c'è una sorta di discrasia tra quello che si racconta e la realtà effettiva del nostro territorio. E credo che sia arrivato il momento di aprire le porte ad una riflessione profonda, attenta, perché la politica deve recuperare questa sua qualità e questo suo senso, questa sua essenza, nel momento in cui il divario e il distacco dalla politica è sempre più forte, è sempre più pesante. E allora adesso noi ci collegheremo, perché questa serata è un po' particolare, l'abbiamo voluta costruire così, con Marco Sabelli, che come sapete è un giornalista del TG2, che questa sera doveva essere fisicamente presente, ma che per motivi professionali si trova in quel di Sorrento, dove sta svolgendo la sua attività, però sarà ugualmente presente qui, perché lo avremo in collegamento diretto e con lui scambieremo dei ragionamenti. Lui mi farà delle domande, come si usa dire in televisione, lui fa le domande e io cercherò di dare le risposte, e poi cercheremo di avviare una riflessione. Allora vediamo un po' se questo collegamento è pronto con Marco, siamo in grado di collegarci con le tecnologie avanzate che stiamo sperimentando questa sera. No, questo non è Marco, è un'altra persona. Un attimo di pazienza, è la prima volta che sperimentiamo queste cose. Eccolo, quindi qua. Gli ecco. Effetti speciali, se volete, chiedono. Eccolo qua, ciao Marco. Ciao, buonasera. Marco. Grande Marco. Ecco qua Marco, abbiamo appena iniziato questa nostra conversazione, abbiamo fatto vedere un filmato che tu probabilmente non sei riuscito a vedere, ma che conosci in quanto tu abbiamo anticipato. Visto il come. Ah, hai visto? Benissimo. Allora possiamo iniziare, guarda, io sono qui. Come si dice al TG2, tu fai le domande e io faccio le risposte. Guarda, intanto buonasera a tutti e vi chiedo scusa per questa, come dire, per questa novità, però è una novità, è un modo per stare insieme, per motivi di lavoro sono fuori con le ferro. No, intanto volevo notare, ho notato più che altro una cosa durante il video, Silvano, che l'omaggio a Morricone, naturalmente Ennio Morricone è meraviglioso, si scontra nettamente con quelle che sono poi le immagini che avete fatto vedere, con tutto quello che non va e che non è andato fino oggi a Colleferro. E mi ha stupito ancora di più, in senso positivo naturalmente, la lettera che tu hai inviato a Colleferro, alla cittadinanza, per un semplice motivo. Perché o da una parte tu continui a essere lo stalker di questa città, o da una parte questa città ha ancora bisogno di te. Mi permetto di scherzare, perché naturalmente siamo amici da tanto tempo, però tra il serio e il faceto cerco di capire come mai siamo ancora alla questa enorme passione che tu hai per Colleferro, e che comunque il centrodestra deve avere, dovrebbe avere in questa fase ancora di più del passato. Come rispondi a questo? Intanto ti ringrazio soprattutto per la tua disponibilità e per aver sottolineato il fatto che questo video è stato accompagnato dalle musiche di un grande maestro, Ennio Morricone, che è mancato nei giorni scorsi. E lo abbiamo voluto fare anche mettendo un quadro di un artista importante, perché abbiamo voluto sottolineare come si può fare cultura anche raccontando delle cose che non piacciono e anche trasmettendo un video che è quello del degrado, e come la musica si rivolga all'anima e in qualche modo segna il tempo nel quale noi viviamo. Morricone è stato un grande, e credo la migliore espressione che sia stata usata nei suoi confronti è quello di un regista importante, il quale ha detto: Morricone con le sue musiche sostanzialmente ci fa rivedere anche le scene dei film che tutti noi abbiamo nella nostra memoria. E questa è la grandezza del genio italiano,
di cui noi abbiamo sempre terribilmente bisogno, perché tutto ci possono dire come paese, tante criticità, ma il genio non ce lo può togliere nessuno, questa è la nostra grande risorsa. E vedi Marco, hai ragione, a volte do quasi la sensazione di essere una sorta di stalker, di essere uno che forza la sua presenza e non si vuol rassegnare. Ecco, io non mi voglio rassegnare. Sono una persona che si è avvicinata alla politica con una grande passione in epoche difficili, quando addirittura le giovani generazioni si scontravano sulle piazze. Ho attraversato percorsi e ho anche avuto delle enormi soddisfazioni nella mia vita e anche, come dire, delle enormi delusioni e delle forti amarezze. Ma se oggi sono qui è perché non è evidentemente questo trasportato se non dalla passione e dall'amore profondo per questa città, perché più la guardo e più mi rattristo. E quando mi accorgo che tutto quello che faticosamente è stato creato negli anni, e lo voglio dire anche con orgoglio, con grande sacrificio, qui oggi ci sono presenti persone che hanno vissuto con me la vita amministrativa in quegli anni dal 93 in poi, due legislature, due mandati e mezzo più o meno, nei quali abbiamo davvero costruito un'altra Colleferro e abbiamo dato lustro a questa città che veniva citata a livello nazionale come un modello anche per le sperimentazioni amministrative che venivano fatte e per i percorsi che venivano inaugurati. E oggi si parla di una città nuova, di un'altra città. Beh, credetemi, questo lo avverto come qualcosa di mortificante, perché invece bisogna guardare al passato, cogliere le positività del passato e andare avanti. E io vorrei che la politica tornasse ad essere protagonista con la sua qualità, non con la sua afasia, e che le classi dirigenti siano all'altezza della sfida. Questo è il compito che credo debba aspettare a coloro che come me hanno avuto un'esperienza e che oggi la debbono mettere a disposizione, soprattutto dei giovani, delle giovani generazioni, per formarle le classi dirigenti e non per andare all'avventura, perché non si diventa sindaco dalla sera alla mattina soltanto per lo sfizio di diventare amministratore di un comune. Ci vuole qualità, competenza e anche tanta umiltà, che io vedo spesso. E allora oggi, se voglio parlare alla mia gente, voglio parlare il linguaggio della chiarezza e della verità e raccontare anche cose che probabilmente sono state sottaciute per tanto tempo e che riguardano tutti, a destra come a sinistra, con grande chiarezza, con grande onestà intellettuale, perché se Colleferro può risorgere, deve risorgere davvero nel mondo della chiarezza e nel perseguimento di obiettivi importanti, perché io non mi rassegno a avere una città subalterna delle politiche romane o in qualche misura ridotta ad essere addirittura inferiore a Vallautore, quando eravamo la prima città del territorio ed eravamo un elemento di guida in un territorio e in un comprensorio più vasto. Forse mi sono dilungato troppo, ma questo è il senso della presenza di oggi qui. No, a proposito di questo, visto che mi hai già portato, ci hai portato verso un tipo di discorso di questo genere, volevo un po' sapere da te, per cercare di capire qual è lo stato di salute sia del centro-sinistra che del centro-destra a Colleferro. Sulle, come dire, forse il centro-destra lo conosci più perché ci sei stato dentro, ci sei da tanto tempo, però possiamo anche fare un'analisi su quella che è l'amministrazione attuale. Da una parte sento tanti pareri, naturalmente, da una parte c'è chi dice che questa amministrazione, questo sindaco ha fatto abbastanza e merita una riconferma, dall'altra c'è chi dice che gli interventi che sono stati attuati da questa amministrazione sono degli interventi ordinari e come se fossero delle pagliette, degli specchietti per le allodole buone per, come dire, per accattivarsi qualche amicizia in più. Il centro-sinistra come sta? Il centro-destra come sta? Beh, oddio, questo è, come dire, una domanda importante, perché mi permette di sottolineare alcuni aspetti della vita amministrativa di questi ultimi anni. Io non credo
che si possa dare un giudizio positivo sull'amministrazione uscente. E con tutto il rispetto, non credo che si possa dare un giudizio positivo anche su questa giunta e su questo sindaco. Lo dico con grande serenità. Da un giovane ci si aspetterebbe entusiasmo, capacità di innovare, anche di sbagliare, per carità. Solo chi non opera non sbaglia nulla. Ma si aspettava anche qualcosa di più, il fervore giovanile, quella ricchezza, quell'entusiasmo che accompagna sempre i giovani e che io vorrei sempre stimolare di più nei giovani, perché dai giovani possiamo ricevere tante cose. Ma quando faccio un'analisi su quello che è stata l'amministrazione di questi 5 anni e mi domando, c'è un'opera particolare che in qualche modo possa essere ascrivibile a questa amministrazione e che in qualche modo dia il segno di questa amministrazione? Io vedo tante chiusure, vedo tanti blocchi, vedo anche in qualche misura il residuo di una cultura ideologica quasi prestalinista, dove il privato viene guardato con sospetto e il pubblico in qualche modo cerca di fare quello che dovrebbe fare il privato e non lo sa fare, lo fa bene. E in qualche modo c'è un giudizio a prioristico per cui tutto quello che viene proposto, se non è targato in una certa maniera, non viene portato avanti. Vedo delle difficoltà, certamente. Noi stiamo uscendo ancora, no, purtroppo, da una crisi epocale gravissima quale quella della pandemia. E forse questo è il momento in cui bisogna riflettere e riposizionare Colleferro e capire quali sono le politiche che possono essere messe in campo, quale amministrative soprattutto devono essere messe in campo per cercare di far rinascere questa città e per confrontarsi con questa crisi profonda. Abbiamo prima visto un video che fotografa la situazione del commercio a Colleferro. Ma ci rendiamo conto che per la prima volta, dopo 50 anni, il cosiddetto ascensore sociale, fotografato dall'Istat appena una settimana fa, che è esattamente lo standard che misura il passaggio da una classe inferiore ad una classe superiore, si è invertito. Per la prima volta, dopo 50 anni, noi abbiamo un ascensore sociale che dall'alto va verso il basso, il che significa che siamo di fronte a un rischio di impoverimento ulteriore della popolazione in Italia e nella nostra città, perché Colleferro è una città industriale, una città di servizi e viene colpita più da altri da questa pandemia. Io non noto né una capacità di approfondire questi temi, né una, come dire, un percorso che ci possa portare fuori dalla crisi. Ecco quello che mi preoccupa del futuro di questa città. Il centro-sinistra che ha governato in questi anni ha badato soprattutto a distruggere quello che era stato costruito con grande fatica. Hanno distrutto anche le società partecipate, vogliamo parlare di Minerva, vogliamo parlare di quelle società che avevano creato occupazione nel nostro Colleferro, nel nostro territorio. Oggi ho letto una dichiarazione insultante di un certo Calamita che fa l'assessore all'ambiente, il quale si è permesso di dire di fronte a un cittadino che faceva osservare attraverso Facebook, ormai va di moda Facebook, no? Che faceva osservare il problema della fuoriuscita di alcuni liquami e della perdita di acqua attraverso le tubazioni del nostro acquedotto, e faceva osservare il ritardo con cui si interveniva rispetto a un danno che si stava producendo, e Calamita subito interveniva e diceva: ah, noi stiamo mettendo tutto a posto, abbiamo il problema di intervenire con tempestività. Ma cosa è successo? Ma vi assicuro che interverremo presto. Poi un altro cittadino gli faceva osservare: ma voi avete fatto, cambiato il regolamento per la raccolta dei rifiuti e avete stabilito che non si possono più usare le buste nere per la differenziata. Benissimo, mi sembra una cosa ottima, importante, anche perché si erano impegnati, se non ricordo, a
consegnare gratuitamente ad ogni famiglia dei sacchetti trasparenti con tanto di chip per poter calcolare e vedere, verificare se effettivamente veniva versato in quei sacchetti il differenziato o se si metteva dell'altro, e arrivare pian piano a una tariffazione che fosse misurata sulla quantità del rifiuto prodotto e non sul numero delle persone o sui metri quadri di un appartamento che si possiede, come è giusto che sia, perché le tariffe vanno fatte in maniera adeguata rispetto ai consumi effettivi e non rispetto a ipotesi di questo tipo. Ebbene, a questa cittadina si rispondeva, dice, ma noi stiamo facendo quello che gli al Gaia non hanno mai fatto, cioè noi stiamo mettendo a posto, abbiamo dovuto affrontare il problema del Gaia, del fallimento del Gaia dovuto al governo di centrodestra. Allora, prima verità da chiarire, Moffa quando era sindaco non ha mai messo a capo del Gaia un uomo di destra, veniva messo sistematicamente dalla regione un uomo di sinistra, questo per essere chiari. Perché all'epoca l'amministrazione di destra doveva fronteggiare la regione Lazio che era in mano alla sinistra, il comune di Roma che era in mano alla sinistra, e avevano voce in capitolo quando si trattava di decidere chi andasse a gestire determinate cose. E poi una cosa è stata Gaia, che è stata una grande capacità di intervenire su un territorio vasto. Sapete quanti comuni avevano aderito al consorzio Gaia? 54 comuni, e c'era una struttura che veniva invidiata da quelle che sono le grandi municipalizzate che operano soprattutto in Emilia Romagna. E forse, lo voglio dire con chiarezza, se è stata affossata Gaia gettando via il bambino con l'acqua sporca, beh, forse è perché bisognava favorire le cooperative rosse e distruggere una realtà che nasceva con le ferro nella sua autonomia e nella capacità di coinvolgere 54 comuni in termini anche interprovinciali, perché c'erano anche comuni della provincia di Frosinone. E allora, se qualcuno ha gestito male, venga punito, ma non si può certo addebitare questa responsabilità di scelta né al sottoscritto né alla destra, è tutta roba di casa loro. E se andate a guardare coloro che sono stati assunti, visto che questo signore, come ha detto che si chiama Calavita, questo signore ha anche detto che all'epoca Gaia era un serbatoio clientelare dove la destra posizionava i suoi personaggi, beh, io vi sfido a trovare all'interno di Gaia il cognome di qualcuno che sia mio parente. Fate una ricerca e vedete quanti parenti di sinistra ci stanno all'interno di Gaia, all'interno di Minerva, e come questa cosa nel corso del tempo si sia sviluppata. Quindi basta con queste fantonie, perché non ne possiamo più. Questa è l'amministrazione di sinistra, la quale nasconde le verità e cerca di accusare la destra, dove evidentemente le differenze ci sono state, perché io non mi esimio dal sottolineare anche alcune incongruenze che hanno caratterizzato le amministrazioni di centrodestra dopo di me e che non mi sono assolutamente piaciute, ma oggi lo posso dire spassionatamente, proprio perché vorrei che il centrodestra trovasse una sua nuova fisionomia e fosse in grado di tornare a vincere in questa città e non di spendersi in tante chiacchiere inutili e inutili. Caro Marco, a te la parola. Se posso permettermi, a chiosa di quello che tu dicevi, si è sempre parlato di miti, di leggende. Una di queste del Gaia è sempre il rapporto e il confronto con Minerva. A mio modo di vedere, deve essere fatto. Tra l'altro, io dalle notizie che ho in mio possesso so che Minerva non se la passa neanche benissimo per quanto riguarda le case, anzi, ha proprio iniziato in maniera molto, molto faraginosa il suo cammino. Una leggenda sempre come quella dell'unicorno, un po' lì dell'uranio, è quella della discarica, Silvano, perché sulla discarica si è sempre detto e fatto molto, chi la doveva chiudere, chi non la doveva chiudere, molte responsabilità sono state attribuite anche alla tua amministrazione e si è sempre avuto un po' una verità in chiaroscuro. Io vorrei anche sottolinearla questa cosa qui, perché
è il momento anche di tirarle fuori poi le verità una volta per tutte, anche in sintesi, perché poi potremmo anche risultare abbastanza, anzi tu potresti risultare un po' ridondante nel racconto. Va bene, ti ringrazio della domanda. Guarda, io questa sera ho portato qui questo documento che faccio vedere, perché questo è l'atto ovviamente del 13 settembre 2004, sottoscritto dal sottoscritto in quanto sindaco di Colleferro, dall'ex sindaco di Valmontone e dal responsabile amministratore unico di Gaia per conto della regione. Questo è l'atto deliberativo e il verbale con il quale sottoscrissi il fatto che Gaia doveva chiudere e che la discarica doveva chiudere entro il 2006. Questo è il documento. Non è stato rispettato. Ma la cosa più grave è stata che dopo aver prolungato l'accordo per tenere aperto la discarica con la Regione Lazio, e qui c'è una responsabilità anche del centrodestra che è venuto dopo di me, ma c'è stata una responsabilità ancora più grave della sinistra, perché questi signori che hanno vinto le elezioni la volta scorsa nel nome dell'ambientalismo e della chiusura immediata della discarica, non solo l'hanno tenuta aperta per lunghissimo tempo, non solo hanno tolto di mezzo un impedimento che veniva che avrebbe impedito alla discarica di essere riempita, ma hanno per la prima volta nella storia di questa città accolto i rifiuti provenienti da Roma. Noi non avevamo mai accettato la condizione che in quella discarica finissero i rifiuti romani. Non solo li hanno accettati, ma hanno creato una montagna enorme laddove la bonifica e la messa a dimora doveva già avvenire dal 2006. E sapete perché doveva avvenire già nel 2006? Perché nel frattempo non solo eravamo entrati nel discorso del ciclo completo dei rifiuti attraverso la realizzazione degli impianti, ma avevamo anche realizzato una delle migliori scuole della provincia di Roma, che era la scuola Ippia, che fu realizzata lì non perché dovevamo favorire qualcuno, come si va subdolamente dicendo, sulla base di quelle che sono le ingiurie costanti che abbiamo dovuto subire in questi anni, ma perché la provincia di Roma, guidata dal sottoscritto in quel periodo, mise mano alla realizzazione di ben 11 scuole nuove nel giro di 2 anni, chiave in mano, ultramoderne, fatte in modo tale che rispettassero non solo le condizioni ambientali, ma che creassero anche gli spazi idonei per poter sviluppare attività. In quella scuola lì, a Lipia, ci sono dei laboratori, ci sono delle palestre, c'è addirittura all'esterno un circo che consente di poter fare tante cose importanti per gli studenti. E adesso che cosa vogliono fare dopo non averla riscattata? Perché il contratto fatto dalla provincia c'era una condizione che dopo 3 anni la provincia di Roma avrebbe potuto riscattare quella scuola, farla diventare di proprietà provinciale, non continuare a pagare la locazione, l'affitto, come è stato fatto per lunghissimi anni, ai costi originari, ai costi effettivi e non di mercato, il che significa che c'era un grande vantaggio dal punto di vista economico che questi signori non hanno saputo sfruttare per la loro idiosincrasia e per la loro imbecillità e perché dovevano ammazzare tutto quello che aveva fatto il privato. Questa è la realtà. Nel percorso che per la prima volta vedeva pubblico e privato lavorare insieme, e guarda caso, 11 scuole fatte in varie parti della provincia di Roma, 2 in particolare anche a Roma, nessuno ha avuto nulla da dire su quei meccanismi che avevamo utilizzato, su quelle procedure che avevamo utilizzato. Scuole ultramoderne, soltanto la provincia di Roma ha fatto 11 nuove scuole in 2 anni in Italia, e questi signori ci vengono a fare le lezioni e vogliono oggi
portare Livia da lì in quello che doveva essere il centro anziani lì a Via del Pantanaccio, che è nato per altre cose spendendo altri soldi. Io non ho portato la scuola lì per un ospizio qualsiasi, ma c'era la pressione di tutto il corpo docente, iniziando dal preside dell'epoca, che non ce la faceva più a stare negli ambienti ristretti e senza laboratori, con gli studenti che dovevano andare a turno nelle aule perché non c'era spazio. Questa è la verità. E allora su questo io credo che sia arrivato il momento di far chiarezza, perché se non sbaglio quel preside d'allora è anche uno dei tanti lecchini dell'attuale sindaco. Tanto per essere chiaro, scusami Marco, ma qualche volta vengo preso dalla folla. Che infervore, no, questo va benissimo, perché come dire, riesce poi a spaziare da un argomento all'altro. E una cosa che mi incuriosisce molto, che a mio modo di vedere anche un po' sottovalutata, come Ferro, Silvano, è la questione sport, è la questione impianti sportivi, è la questione nuovi regolamenti dello sport introdotti da questa amministrazione, che più volte invece ha, come dire, ha parlato in maniera ottimale di questo nuovo regolamento. Il mio giudizio personale, ma non sono io che devo naturalmente giudicare poi questa situazione, è che si siano creati degli sport di serie A e di serie B affidando gli impianti anche a, come dire, a società, a persone che non sapevano, erano un po' spiazzate, non sapevano come muoversi. Mi sbaglio? No, non ti sbagli affatto, perché noi sperimentammo all'epoca, e io ci tengo a sottolineare questo aspetto, perché la mia amministrazione all'epoca si cimentò attraverso la ricerca di un regolamento amministrativo di tipo nuovo, per cercare di assegnare alle società di Colleferro la gestione degli impianti. Noi facevamo una serie di impianti importanti, tra l'altro percentualmente eravamo il comune che aveva il numero di impianti più alto della regione Lazio. E avevamo anche impianti che avevamo messo a norma, che avevamo sistemato, e però dovevamo in qualche modo gestirli. Allora ci venne l'idea anche all'epoca all'assessore Pasqualoni, con il quale lavorammo, di mettere su un regolamento che consentisse alle stesse società di Colleferro, no profit, di gestire questi impianti con l'aiuto del comune, ma anche attraverso una forma di giustizia sociale collettiva, perché per noi lo sport ha una valenza sociale. Lo sport serve soprattutto ad evitare che i ragazzi finiscano in mezzo alla strada, che finiscano nel circuito della droga, che finiscono laddove, come dire, la devianza è attrattiva e in qualche modo li conquista. Quindi per noi aveva e ha ancora un significato sociale. Questa è la destra sociale, non altro, che si preoccupa di queste cose. E noi mettemmo su un regolamento che assegnò ad ogni società gli spazi sportivi. Facemmo anche la clubhouse per il rugby, che doveva servire proprio a rafforzare la qualità e la competitività di quella squadra. Una clubhouse che pochi in Italia hanno in altre strutture, all'avanguardia, cercando anche lì di coniugare l'attività e la competizione con l'elemento sociale. Bene, tutto questo fu fatto con un regolamento che poi è diventato legge dello Stato. Abbiamo anticipato la legislazione statale e questa è stata la nostra forza. Arrivano questi signori e che cosa fanno? Incominciano a distinguere tra chi sta da una parte e chi sta da un'altra, tra chi è bianco e chi è nero, e si inventano delle assegnazioni spurie, dicendo che bisogna assolutamente togliere alle società perché è un costo per il comune. Ma il costo sociale che un comune deve affrontare è un costo importante per la crescita della collettività. E poi le società erano nelle condizioni di gestire adeguatamente. Vi abbiamo fatto vedere prima come è stato ridotto lo stadio, come è stato ridotto il palazzetto dello sport. Una scritta ha raccontato che quel palazzetto, quando io arrivai
a fare il sindaco nel 1993 del comune di Colleferro e vi ringrazio ancora per avermi dato fiducia in quell'epoca. Beh, io mi ricordo che mi trovai di fronte ad una azienda, ad una società che era quella che aveva vinto l'appalto e che era fallita. E alcuni pezzi di questa struttura erano conservati in un deposito in Emilia Romagna, per cui non potevo fare più niente, ero incastrato, dovevo addirittura fare una nuova gara, cercare di trovare, e avremmo perso tutti i fondi che in qualche modo erano stati stanziati. Sapete che cosa abbiamo fatto? Con coraggio, e anche perché chi amministra deve avere anche il coraggio a volte di andare anche borderline, anche di sfidare le regole pur di fare il bene della collettività. E poi che cosa facevo? Andammo in quel magazzino, ci prendemmo tutto quello che era stato realizzato e che stava lì depositato, che avevamo già pagato, che avremmo perso definitivamente, e siamo andati avanti in economia, abbiamo messo su quel palazzetto senza far pagare ai cittadini una lira in più e abbiamo dato alla città un palazzetto all'avanguardia, oggi abbandonato nel degrado più assoluto. È una vergogna per la nostra città, come è una vergogna aver tolto al rugby la gestione di quel campo sportivo e oggi è lì pieno di erbacce, pieno di vipere e di serpenti. Questa è la realtà al centro della nostra città, e allora bisogna ritornare a recuperare questi regolamenti, bisogna rimetterli in piedi se vogliamo bene allo sport e Colleferro, e se dobbiamo consentire a tutti i ragazzi, anche alle famiglie più povere e non benestanti, di poter godere dell'attività sportiva. Perché la prima regola che ci demmo a suo tempo fu quella di stabilire un principio in base al quale anche le famiglie meno abbienti potevano mandare i loro figli gratuitamente a fare attività sportiva, perché questo fa un comune quando si occupa di socialità. Ecco, vedi, io, come dire, noto nella nostra Colleferro una mancanza attualmente di passione, la vedo come una città molto, molto triste, non c'è la gioia di un tempo. È Cuba, in tutta onestà, questo è l'unico termine, l'unico aggettivo che mi viene in questo momento per Colleferro. Qualche giorno fa è uscito con Sole 24 Ore una graduatoria di gradimento per quanto riguarda proprio le amministrazioni comunali, anche quelle regionali. Mi ha stupito un dato su tutti, che era l'amministrazione regionale Zingaretti all'ultimo posto di questa graduatoria, e ho notato come anche i vertici dei partiti politici più importanti si stanno rimettendo sempre più in gioco, cioè vogliono ridare sempre di più passione alle persone, cercare quasi il contatto per trasferire questa passione politica e quindi andare nei piccoli comuni, nei centri, fare quell'aggregazione che oggi è vietata, ma un tipo di aggregazione più che altro di stati d'animo, di idee, di politica. Questo manca, a mio modo di vedere, a Colleferro. Non c'è più quella passione. Dobbiamo, i politici che vogliono appunto tornare a governare questa città, le persone che ci tengono, perché non è che tu debba per forza soltanto amministrare una città per condividerne le passioni. Questo, a mio modo di vedere, è quello che manca a Colleferro. Hai perfettamente ragione. Uno dei motivi per cui io questa sera sono qui e perché stiamo qui entrambi questa sera è proprio per animare una nuova passione, per cercare di rimuovere la città da questa apatia, da questa situazione di soccombenza, quasi di paura, di terrore. Vedete, poco fa riflettevo mentre Marco mi faceva una domanda sulla differenza che c'è fondamentale tra opportunismo e opportunità. Colleferro è una città che ha grandi opportunità, ne parleremo fra poco, cercherò di dare modestamente qualche contributo di idee importanti sulle quali focalizzare l'attenzione per il futuro e per farci uscire da questa crisi drammatica che stiamo vivendo, che sta vivendo la nostra gente. L'opportunità, come dire, io la amo perché va accolta, e ci vuole intelligenza, ci vuole progetto, ci vuole creatività. L'opportunismo lo odio, e spesso vedo tanta gente che invece di cogliere le opportunità coglie l'opportunismo. A me fa terribilmente schifo l'opportunismo,
perché alimenta anche l'idea delle giovani generazioni che la politica serve come modo di escalation sociale, come un tentativo e una scorciatoia per arrivare subito a ottenere qualcosa e a realizzare qualcosa. La politica è fatica, la politica è idea, la politica è progetto, la politica è sangue che ti scorre nelle vene, è passione innanzitutto, è idealità. Una volta c'erano i partiti che si occupavano di ideologie certamente, ma poi venute meno le ideologie sono venute meno anche le idee, e questo è terribilmente grave. Noi abbiamo bisogno invece di idee, di passione, di fiducia. Colleferro si deve in qualche modo scrollare di dosso questa apatia e questa paura. Sapete cosa diceva Manzoni? Manzoni ultimamente è stato citatissimo, no? Con la peste, tutti facevano una gara. Sembra che in Italia abbiano tutti letto Manzoni, questo mi fa enormemente piacere, anche molti illetterati e molti che si atteggiano ad intellettuali. Manzoni diceva una cosa molto bella e l'ha esposta nei suoi racconti bellissimi. Diceva: molto spesso il buon senso ha paura di muoversi, si nasconde il buon senso perché ha paura del senso comune. E spesso il senso comune non è il senso che nasce e matura attraverso l'esperienza, ma è quello che ti viene propinato e in qualche modo ti viene imposto e tu accetti. E come sta avvenendo negli ultimi tempi con alcune forme di tecnologia avanzata, per cui magari conta più quello che si scrive su Facebook rispetto a quello che magari fa un grande artista o un grande chirurgo o un grande letterato, vale più quello o un insegnante. E a proposito degli insegnanti, Marco, ti voglio dire una cosa, anzi vi do una notizia: questi scienziati che ci governano al comune di Colleferro non è che si stanno preoccupando molto di come riprenderà il nuovo anno scolastico nel nostro comune. Eppure è un problema. Noi questa pandemia l'abbiamo vissuta drammaticamente, ma a livello governativo e non solo, si sono dimenticati dei bambini, si sono dimenticati dei fanciulli, non si sono resi conto che proprio i bambini sono quelli che hanno subito il maggior trauma. Pensate a quelli che vivevano in ambienti ristretti e che sono stati relegati lì dentro, anche con le mamme in difficoltà, i genitori in difficoltà, non solo per fargli passare tempo, per fargli studiare, per mantenerli vivi. Hanno, come dire, drammatizzato la situazione fino al punto che oggi ne paghiamo anche le conseguenze. La scuola chiusa quasi per un intero anno scolastico, ora deve riaprire il battente. E che cosa vengo a sapere? Che questi signori non si sono assolutamente posti il problema di come gestire il prossimo anno scolastico. Eppure, se il distanziamento ci deve essere, al di là delle corbellerie che si inventa l'attuale ministro della istruzione sulle capanne da costruire intorno ai nostri studenti, sul plexiglass, tutte queste stronzate e queste amenità incredibili, però il distanziamento ci deve essere. E allora, per la prima regola per fare il distanziamento e dare quel minimo di garanzia ai bambini senza traumatizzarli ulteriormente, è quello di comprare i banchi per un'unica persona, non per due o tre persone, in modo tale che le scuole si possano organizzare. Ma questi scienziati hanno detto: ma che fate? Ci chiedete i banchi? Ma cosa volete che vi chiedessero gli insegnanti se non i banchi? E il comune che cosa deve fare se non comprare i banchi invece di dare magari qualche regalia a qualche cooperativa, a qualche associazione che sta loro vicino? Questa è la realtà rispetto alla quale bisognerebbe alzare un po' lo sguardo e vedere le sofferenze che ci sono. Caro Marco, questa è la realtà nella quale ci troviamo oggi. Ma io, come dire, queste parole vanno assolutamente, secondo me, analizzate in maniera politica, perché poi di fatto è la politica che mette in atto questo tipo di ragionamenti. Non so, io credo che anche mi piacerebbe fare con te una sorta di chiusura di cerchio di questo ragionamento con le proposte per i prossimi mesi. Si va
non soltanto per i prossimi mesi, ma anche per i prossimi anni, in modo tale che tutti quanti potessero, tutti quanti possano avere l'idea di progettualità, che è quello che a mio modo di vedere manca oggi. Quindi mi piacerebbe avere da te anche una sorta di via delineata. Sì, questo è esattamente quello che vi proponevo come elemento centrale del ragionamento, perché di criticare l'amministrazione ne avremo modo e sicuramente anche questa sera aggiungerò altre considerazioni. Ma a me preme moltissimo vedere come si può uscire da questa difficoltà e da questa crisi della quale noi annaspiamo. E non vedo se non la necessità di ripensare il modello di sviluppo del nostro territorio, che non significa evidentemente mettere in discussione quello che di importante c'è, di qualitativo c'è nel nostro territorio. Noi siamo un territorio che è nato intorno all'industria. Oggi l'industria si va automatizzando, si va sviluppando in maniera diversa. Se oggi esiste la possibilità di aprire ancora porte all'occupabilità del nostro territorio, è perché un imbecille qualsiasi tanti anni fa inventò lo slim, inventò lo slow. Oggi tutti si riempiono la bocca di slim e di slow. Sembra quasi che sia stato prodotto da loro. All'epoca erano tutti ferocemente contrari a realizzare il sistema logistico integrato. Eppure cercavamo di spiegare, guardate, eravamo negli anni 90, guardate che la logistica è il futuro del nostro paese, e non solo del nostro paese, che proprio le dinamiche evolutive del mondo del lavoro porteranno sempre più a concentrare l'attenzione sulla logistica. E se noi riusciamo a creare un'area della logistica nel nostro territorio, non solo creiamo competitività nuova, ma di fronte alla crisi della grande industria saremo in grado di accogliere nuova manodopera e di sviluppare un sistema integrato capace di essere di connessione nell'asse Roma-Napoli e capace quindi di dare sviluppo nuovo alla città, cosa che è avvenuta. Se oggi Amazon viene a investire a Colleferro, non viene perché il signor Sanna ha avuto la prontezza e la capacità di chiamarmi, è perché hanno fatto un'analisi territoriale molto semplice, sono andati prima a Frosinone, hanno visto che non c'erano le condizioni ottimali perché quell'area non era pronta e non era idonea alla loro allocazione e hanno scoperto lo SLOI, lo SLIM, e si sono venuti a collocare. Però attenzione, io sono andato sulla Pavianese, ho visto quello che stanno realizzando. E allora consentimi, Marco, di fare e di mettere a fuoco questa differenza sostanziale tra la destra che governa e la sinistra che sgoverna. La destra, quando ha affrontato il tema di come liberare le aree industriali dismesse della ex-BPD, poi Fiat, poi Secosim, ha aperto un braccio di ferro molto forte con la grande industria. Chi abita al quarto chilometro sa benissimo che l'industria all'epoca non voleva assolutamente ridurre le distanze di sicurezza, anche se non produceva più nulla in quei capannoni, proprio perché non voleva consentire la realizzazione al quarto chilometro della edilizia residenziale pubblica. Forse pochi ricorderanno che quel pazzo del sindaco dell'epoca, in un giorno che precedeva la Pasqua, fece un'ordinanza di chiusura delle attività della Fiat. Credo che se andate a vedere negli annali della nostra Repubblica non troverete certamente un sindaco che abbia avuto il coraggio e forse anche la follia di fare un'ordinanza di chiusura di quelle fabbriche. Sapete perché la fece? Perché li costrinsi a venire a un tavolo presso il Ministero dell'Interno e fare in modo che a quel tavolo si ritornasse ad una nuova misurazione delle distanze reali e effettive, non di quelle inventate dalla fabbrica per tutelare soltanto i propri interessi. Questa è stata la destra che si occupava di come sviluppare il territorio e di come ampliarlo, e riuscimmo anche a fare la prima perimetrazione interna dell'area industriale, ottenendo quei capannoni dove oggi c'è il Comper, dove hanno portato la biblioteca, il museo, non so che cosa ci hanno messo, insomma tutte quelle cose lì sono frutte di quella scelta. E perché c'era un'amministrazione che si faceva rispettare
e che non andava a pietire un posto di lavoro pur di mettersi d'accordo con i signori del vapore. Oggi invece hanno consentito all'Amazon di fare dei capannoni talmente enormi e talmente invasivi che hanno distrutto tutto il contesto ambientale che c'è lì e non sono stati neanche in grado di ottenere quelle infrastrutture fondamentali che potevano servire a rafforzare lo sviluppo. Perché questo fa un'amministrazione quando è capace di confrontarsi senza avere scheletri nell'armadio e avendo idee chiare con chi ha il potere economico in mano. Noi abbiamo realizzato uno slim e uno slogan, e uno slim soprattutto, che ha messo in piedi delle realtà produttive dove oggi ci sono qualcosa come 800 lavoratori e ne arriveranno altri 1000 in quell'area. Non per merito di questi signori che si fanno fotografare davanti all'Amazon e magari raccolgono qualche curriculum per imbrogliare i giovani e per inquinare i giovani. Bisogna avere il coraggio di creare le opportunità per tutti e non per accontentare l'amico di turno. Questo Moffa non ve lo dice in maniera subdola, ve lo dice chiaramente in faccia. Denunciatevi se avete coraggio. Questa è la realtà del territorio di Colleferro. Noi non siamo di quelli che stanno a guardare e a accettare un comportamento di questo tipo. La differenza tra la destra sociale che governava e la sinistra che sgoverna sta soprattutto qui, nell'etica morale che distingue nettamente noi da loro. Bravo! Mi permetto di aggiungere una cosa, che il marchio di questa amministrazione era fortemente ambientalista, si è parlato più volte di un'amministrazione green, e stupisce che ci sia stata poca attenzione in realtà a questo elemento quando si è concesso un tipo di installazione di quel tipo. Eh sì, guarda, qui ho usato la parola giusta, amministrazione green. È talmente verde questa amministrazione che nei giorni scorsi, andando a ripulire il castello di Colleferro, tra l'altro attenzione, quel castello, che poi impropriamente è chiamato castello, ma comunque continuiamo a chiamarlo castello, quel castello era all'interno di un piano di recupero varato dalla mia amministrazione negli anni 90, negli anni successivi al 93, quindi intorno al 2000, e che era, no, 96-97, che era all'interno del piano di recupero urbano e che comprendeva tutta l'area del castello fino al Murillo e a Colle Branchi. Ma noi non potevamo ovviamente acquisire se non il parco, cosa che facevamo, perché evidentemente c'era un problema, come dire, di ordine privato, perché quello era una struttura in mano al privato. Beh, oddio, questi signori hanno avuto la fortuna, devo dire anche in qualche cosa, anche in questo caso l'abilità, glielo riconosco, di poter acquisire questo castello, questo immobile, grazie al fallimento, perché il proprietario era fallito, non per altri motivi. Quindi è bene che si sappia questa cosa qui, non è accaduta perché improvvisamente hanno avuto la genialità di metterci, come dire, dell'oro. Ma la cosa che mi ha più sorpreso, vi voglio far fare un sorriso, è che i giorni scorsi si sono tutti corsi a fotografare perché stavano mettendo dei fuscelli per le nuove piantumazioni. A parte che quei fuscelli ci vorrà qualche secolo per vederli alberi, ma voglio ricordare che durante la mia amministrazione, l'altro giorno con Roberto Felice abbiamo fatto i conti, nel giro di pochissimi anni abbiamo piantato qualcosa come 700 alberi. Forse molti di voi, i più giovani certamente non se lo ricorderanno, ma i più anziani, anche i meno anziani, si ricorderanno qual era l'ingresso di Colleferro. Non c'era un albero, non c'era una siepe. Noi non solo rendemmo bello quell'ingresso nascondendo le brutture degli Italcementi, ma incominciamo a piantare tanti alberi, ne abbiamo fatto oltre 700, che erano tigli, lecci. Abbiamo fatto, lì addirittura abbiamo messo gelsomini in tutte le parti di Colleferro, in tutti i giardini, ed erano alberi
che il più piccolo era alto 2,5 metri. E infatti sono cresciuti e fanno ombra. E questi qui, prima che faranno ombra, mi immagino quale generazione le potrà godere. Io me lo chiedo a proposito di verde e di green. Ma poi parlano tanto di ambiente. E poi mi accorgo che la realtà di Colleferro, in qualche misura, la stanno massacrando perché hanno una concezione dell'ambiente che è molto diversa dal nostro. Io credo che l'ambiente che va tutelato, che va conservato, non si debba confondere con questo ambientalismo ideologico, perché l'ambiente va coniugato anche con il progresso, anche con le nuove tecnologie. Bisogna fare in modo che le due cose, come dire, dialoghino. Io sono per un ambientalismo responsabile, non per un ambientalismo ideologico che non porta niente a nessuno e distrugge anche le economie locali. Ambiente. Ma ultimamente, se non fosse stato per il Covid-19, noi avevamo i tassi di polvere sottili con termovalorizzatore chiuso nel nostro territorio tra i più alti del Lazio, a dimostrazione del fatto che non era il termovalorizzatore che inquinava, ma erano le macchine, erano soprattutto i riscaldamenti ed erano anche i calciamenti, che vedo essere molto 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 a braccetto in questi ultimi tempi con l'amministrazione. Stessero attenti questi signori con chi vanno a braccetto, perché la nostra idea era quella di spostare da Colleferro i calciamenti, di metterlo altrove e non lasciarlo lì, con tutto il rispetto per chi ci lavora all'interno e con tutto il rispetto anche per le innovazioni tecnologiche che, iniziando dalla nostra amministrazione, furono imposte all'Italcemento. Allora ambiente, ma per cortesia, non fateci lezioni. Il sottoscritto ha iniziato a fare politica con i calzoni corti, collaborando, perché la mia attività, lo sai, è quella di giornalista, iniziando a scrivere un misteriaccio, però è anche bello perché ci consente di scrivere quello che pensiamo e di essere liberi, iniziando a collaborare con una rivista, l'unica rivista di ambiente e sistema d'Italia era di destra e si chiamava Dimensione Ambiente. Il direttore era Alessandro, che tra l'altro è stato un tuo collega, Alessandro Di Pietro, un tuo collega in Rai, e con lui facevamo una rivista. E sapete il primo articolo che parlava dell'inquinamento di Colleferro, chi l'ha fatto? Era un ragazzino, l'ha fatto il sottoscritto, ed era intitolato Colleferro, la Seveso del Lazio, perché all'epoca c'erano industrie che si chiamavano industrie chimiche, industrie naftalica, la maierica. Quando si arrivava a Colleferro non si poteva respirare. A Piazza Mazzini si tappavano dentro casa perché la polvere entrava da tutte le parti. Io sono arrivato a Colleferro in quell'epoca, giovanissimo, e quando sono sceso alla stazione, in una giornata buia di novembre, pioveva, volevo scappare a vedere quel grigiore, a vedere quello che c'era. Poi mi sono detto, ma si può cambiare questa città? E sono stato così testato da dare 10 anni all'opposizione e poi diventare finalmente, grazie a voi, sindaco per cambiarla e togliere il grigio dalla città, mettere il colore, che è la cosa più bella per renderla viva, per renderla nostra questa città, incominciando anche a colpire quelle aziende chimiche che nel tempo sono andate via. Oggi si vantano del fatto che, non so quando, ma insomma, hanno raggiunto finalmente l'accordo per Via Romana. Ma Via Romana l'accordo già l'avevamo raggiunto noi, soltanto non si poteva aprire per un semplice motivo, perché c'era la Caffaro, che era un'azienda chimica, e doveva andare via la Caffaro, bisognava bonificare prima di poter aprire quella strada. Anche qui si appropriano di cose che loro non hanno assolutamente fatto. E io sono contento che si apra finalmente Via Romana, ma mi auguro che aprire Via Romana significhi anche razionalizzare all'interno quell'area, renderla fruibile alla cittadinanza, far crescere un nuovo modello di sviluppo del nostro territorio, perché se poi ci vogliono fare le case e qualche edilizia, beh, forse qualche percentuale minima si può anche fare,
ma la gran parte deve essere restituita alla città, sia per quanto riguarda il bosco e il verde, che è una delle cose più belle che c'è in quell'area della ex BPT, sia per quanto riguarda l'artigianato. Ma sapete, in Italia ogni anno quanti artigiani scompaiono? 20.000 l'anno. E la loro scomparsa è accompagnata non dal trasferimento ad altri del loro know-how, della loro esperienza. Sono tutte cose che scompaiono, che finiscono. Colleferro aveva e ancora, nonostante tutto, artigianato di qualità. E allora perché non fare una scuola di formazione per gli artigiani all'interno di quell'area? Perché non ragionare su questo livello e creare una nuova economia di scala? Noi pensavamo, volevamo fare addirittura un accordo con Cinecittà per portare lì tutta l'attività che è connessa all'azienda cinematografica attraverso il falegname, attraverso l'elettricista, attraverso tutte quelle attività importanti che oggi in qualche modo ritornano in vigore in un'economia sempre diversa. E quando tu mi hai fatto la domanda sul futuro della città, beh, consentimi di dilungarmi un attimino, perché vedete quanto noi abbiamo fatto. I piani urbanistici del nostro territorio, non abbiamo fatto il piano regolatore, abbiamo fatto il piano di riqualificazione urbana, abbiamo fatto il piano integrato. C'è un manifesto che occhieggia da quella sede che, guarda caso, hanno aperto appena ieri, forse perché sapevano che oggi ci stavo io qua, quindi in qualche modo l'hanno voluto fare proprio per mettermi in condizione di guardarli meglio. Li guardo con grande interesse. Occhieggia una frase: un'altra città. Ma veramente, se la guardiamo dall'alto, un'altra città l'abbiamo realizzata noi. A via Fontana dell'Oste è nata un'altra città, che in qualche modo stanno anche ferendo. Ma ci siete passati in questi ultimi due giorni a via Fontana dell'Oste? Io vorrei sapere chi è quello scienziato dell'amministrazione che ha segnato la viabilità su via Fontana dell'Oste. Quella era una strada che è nata come circonvallazione, e la circonvallazione è stata fatta larga proprio perché è una circonvallazione, e i parcheggi sono stati realizzati all'interno delle varie attività commerciali e delle attività di servizio, sono tutte interne. Hanno fatto dei parcheggi dove la macchina non c'entra, hanno fatto persino il circuito per la pista ciclabile, e dove c'è il rischio che se uno apre lo sportello prende il ciclista e lo getta giù. E hanno fatto peraltro restringendo la carreggiata, togliendo visualità a chi esce dal supermercato e si vuole immettere sulla carreggiata. Ma se vi rendete conto, io ho chiesto a quegli operai che stanno lì: ma chi ve l'ha detto di fare una cosa del genere? Ho detto: no, guardi, non se la prenda con noi, noi stiamo facendo quello che ci hanno detto di fare. E lo sapevo che me l'hanno detto di fare sta porcheria a via Fontana dell'Oste. Tra l'altro hanno usato una vernice che fa rischio di scomparirà. Quindi sotto questo aspetto mi sento fiducioso, perché alla fine la possono mettere come gli pare, ma siccome usano materiale scadente, alla fine ci penseranno le macchine a togliere quelle strisce, e viva Dio, tornerà una carreggiata. Questo è il concetto di vivibilità. E allora, per chiudere, abbiamo fatto il piano di riqualificazione, abbiamo fatto il piano di recupero. Oggi che cosa serve a questa città per rinascere? Bisogna alzare lo sguardo, guardare oltre il nostro perimetro urbano. Io ho un sogno che da tempo in qualche modo sto alimentando attraverso anche lo studio, perché se vogliamo fare delle cose diverse nel nostro territorio dobbiamo studiare. E mi è capitato di leggere questo volume, che è un progetto e un'elaborazione fatta dalla Università di Tor Vergata, il committente e l'Unione Industriale di Frosinone. Siccome a questo studio ha lavorato una persona alla quale sono molto legato per le sue grandi capacità tecniche e per la sua intelligenza urbanistica e pianificatoria, che è un architetto di Roma che ha lavorato anche qui a Colleferro, e non è stata forse sufficientemente capita, ma non erano gli anni in cui io amministravo il comune. Ebbene, questa committenza era per realizzare l'unione dei comuni del Frusinate intorno alla provincia di Frosinone. Sapete perché?
perché esiste una legge dello Stato, la legge numero 56 del 2014-2015, più nota come legge del Rio, che è quella che poi ha eliminato, per così dire, le province, ma che ha stabilito che si possono fare le unioni dei comuni. E qui c'è tutta un'analisi per dimostrare l'importanza dell'unione dei comuni. Sapete cosa significa fare l'unione di comuni? Significa poter utilizzare anche dei fondi europei che tra l'altro scadono nel 2020, ma che sono prorogabili per altri 2-3 anni, per poter utilizzare fondi per la unione dei comuni. Cioè significa che in qualche modo Colleferro può tornare ad essere centrale, creando un sistema intercomunale legato a Gavigliano, a Sesi, a Valmontone, anche a Carpineto, una sorta di area allargata della Valle del Sacco e dei Monti Lepini, che significa governare qualcosa come 100.000 persone, significa distribuire la fiscalità locale in maniera equa, significa soprattutto creare le infrastrutture necessarie in questo territorio. È quello che, come dire, in Europa chiamano la urbanistica di nuova generazione, la urbanistica delle città medie e rurali, e noi abbiamo una città di dimensioni medie ed una ruralità più ampia che riguarda un territorio molto vasto, tra l'altro anche da bonificare, come è stato quel territorio della Valle del Sacco che arriva fino a Ceccano e oltre. Quindi siamo nelle condizioni di poter pianificare e programmare una unione dei comuni per una nuova realtà comprensoriale. Ovviamente per fare questo ci vogliono studi, idee, ci vuole soprattutto la capacità di interloquire con i comuni vicini, al di là delle appartenenze, perché è un interesse di tutti, perché di fronte all'impoverimento collettivo che si registra a Colleferro come assegno a Gavigliano, di fronte allo spopolamento che stiamo avendo, perché un altro elemento sul quale bisogna ragionare è la leva demografica che sta terribilmente in declino nel nostro territorio. E guarda caso, adesso, dopo il Covid, non viene neanche incrementata e sopperita dall'arrivo degli stranieri, perché neanche loro ci vogliono stare più nel nostro paese. Questo l'hanno ridotto il nostro paese. Per cui la idea nuova è quella di alzare il livello del confronto su questi temi e misurarsi con una progettualità di area vasta, perché questo significa creare un'area che non è subalterna al sistema metropolitano e romanocentrico, ma ha una sua identità specifica, una sua capacità di sviluppo. Questo significa pensare al domani e creare nuovi livelli e nuove opportunità, e non opportunismi, come dicevo poco fa. A Frosinone si sono fermati rispetto a questa elaborazione fatta dall'Unione Industriale, che significa che tutto il sistema delle economie, delle piccole e medie imprese erano d'accordo ad investire ed erano pronte a tirar fuori i quattrini per realizzare questo disegno organico e di sviluppo territoriale. Non si sono fermati perché sono nati dissidi tra vari comuni, di destra, di sinistra, della stessa sinistra, ma un comune, un territorio, quando noi facemmo Gaia, l'unico di destra in questo territorio era il sottoscritto, gli altri erano di sinistra, ma li costringemmo a ragionare col cervello e non con la testa di partito. Questa è la differenza del concepire uno sviluppo diverso. Allora, questa è un'idea sulla quale io vorrei che oggi si aprisse un dibattito nel territorio serio, a destra come a sinistra, creando le condizioni per andare in Europa non a pietire risorse, ma a imporre loro di darci quello che ci serve per lo sviluppo territoriale. Hanno tolto persino di mezzo, e questa è una responsabilità che non è addebitabile soltanto a questa amministrazione, ma lo voglio dire, mi dispiace anche all'amministrazione di centrodestra degli ultimi anni, che forse avrebbe dovuto trovare il coraggio di andarsene prima e invece di aspettare che fosse sfiduciata, e forse oggi saremmo in condizioni diverse. Beh, in quella circostanza io mi ricordo che appunto avevamo le condizioni per poter rimettere in marcia il territorio. Bene, quando facemmo Gaia, come dicevo poc'anzi, mettemmo tutti intorno a un tavolo a ragionare di quello che doveva essere un sistema
di raccolta dei rifiuti integrata, che chiudesse il ciclo dei rifiuti e applicasse la legge Ronchi, che all'epoca dettava le regole. Questo è, come dire, il tessuto connettivo e culturale di un'amministrazione che voglia tornare ad essere protagonista nel nostro territorio. Caro Marco, su queste idee noi dovremmo misurarci. È un'altra idea, l'accetto lì e poi chiudo questo argomento. È l'osservatorio sociale. Noi non sappiamo esattamente qual è oggi la situazione in cui si trovano le famiglie di Colleferro, e vi assicuro che il disagio sociale, soprattutto indotto dalla crisi del Covid, sta aumentando. Basta andare alla chiesa, alla Caritas, e vedere quanti italiani vanno a chiedere il piatto di pasta perché non hanno neanche da mangiare. E quando ci si occuperà di queste persone? Quando cercheremo di capire che questa frantumazione sociale è ancora più profonda, per cui c'è una divaricazione tra chi è povero e chi è ricco che si è ulteriormente allargata? E allora su questo intervenire con un osservatorio permanente, perché non basta l'ISEE, questa regola fittizia per stabilire se una persona ha capacità di poter comprare la frutta o la pasta per i propri figli. Bisogna entrare nelle case e capire la sofferenza che c'è. Questo deve fare l'amministrazione, non mettersi lì ad attendere magari che qualcuno si presenti e dica: guardi, ho bisogno, sindaco, e poi magari si decide se aiutarlo o meno, secondo se appartiene o no a qualche fazione politica. Questo è il dramma che vive questa città e rispetto alla quale io credo sia arrivato il momento di costruire una nuova coscienza collettiva, perché è dalla coscienza collettiva che può risorgere il nostro territorio. Non so se risorgerà subito o se ci vorrà qualche tempo, ma io sono convinto che questa è la strada giusta che bisogna percorrere, e per questo darò tutte le mie energie, perché non serve andare in comune se poi non si fa nulla. Si deve stare nella società, nella comunità, in mezzo alla gente, e alimentare di idee, di forza programmatica quella che è un percorso virtuoso sul quale incamminarsi, caro Marco. Questa è la sostanza della missione che la politica dovrebbe recuperare. Ti farei intervenire qui, guarda, perché per 5 minuti noi l'abbiamo fatto. Ti stanno dicendo che parliamo ma non facciamo nulla. Abbiamo già dato, basta andare a rivedere un po' quello, le cronache della città. E in passato abbiamo dato tanto, proprio tanto a questa città. No, non so se questa fosse la tua chiosa a questa serata, però io volevo, come dire, anche ascoltare da parte tua, e poi purtroppo devo salutarvi perché tra 5 minuti qui inizia un altro tipo di discorso politico da seguire, che tu dessi a tutti noi anche un messaggio politico, come dire, di futuro, di prospetto, non soltanto, non per quanto riguarda partiti o nomi e quant'altro, ma quello che potrebbe essere il centrodestra di oggi e di domani mattina eventualmente. Giuliano. Sì. Chiudiamo con bellezza, perché credo che molti degli astanti, di coloro che stasera ci hanno usato la cortesia di stare qui con noi, forse si aspettano proprio questo. Vogliamo sapere che cosa succederà domani. E allora io vi devo parlare con grande franchezza, vi devo parlare con il cuore in mano e con la tristezza nel profondo del cuore, perché sono molto deluso dal centrodestra negli ultimi tempi. Sono deluso perché, non perché abbia cambiato idea, perché sono nato di destra e morirò di destra, evidentemente. Sono nato di destra sociale e continuerò ad essere sempre lungo quella direttiva, anche se ovviamente il quadro va sempre aggiornato perché le cose cambiano. Però a gennaio scorso, proprio in vista di quella che sarebbe stata la scadenza naturale del mandato della legislatura, mi sono posto il problema, dico: cerchiamo di rinnovare, cerchiamo di fare qualcosa di nuovo in questo territorio, cerchiamo soprattutto di mettere in campo nuove generazioni, ma anche, come dire, persone che abbiano un'esperienza in un mix. Io non credo al giovanilismo, perché poi se i giovani che vanno a comandare sono quelli dei 5 Stelle o quelli di Colleferro, c'è da preoccuparsi,
Io vorrei che invece ci fosse una classe dirigente giovanile formata, capace, competente. Io vedo qua dei consiglieri che sono stati onorevolmente all'opposizione, c'è Aldo, c'è Chiara, e li ringrazio perché non è stato facile per loro stare all'opposizione in questo periodo. E non è stato neanche facile dialogare con la città quando gli strumenti non ci sono e spesso passa la notizia di chi, come dire, fa i fotomontaggi oppure usa Facebook e, come dire, in maniera militante, perché loro sono tutti su Facebook, tutto passa lì, capisci? Per cui bisogna stare lì ogni volta a rimbeccare, a cercare di raccontare, ma la vita non è fatta di Facebook, la vita è fatta di contatto umano. La vita è fatta di guardarsi negli occhi e di parlarsi con serietà e apertamente, con grande semplicità. E allora, e soprattutto con la verità e con la passione che deve nutrire un politico che voglia come tale impegnarsi. Bene, a gennaio io dissi agli amici di Azione Popolare, che era un po' quella che uscì pur sconfitta, ma con un risultato molto dignitoso, molto importante, perché voglio ricordare, giusto perché qualcuno magari l'ha dimenticato, che le due liste presentate dal sottoscritto, ed erano Azione Popolare e Colleferro 2.0, presero complessivamente più voti sia di Forza Italia sia di Fratelli d'Italia, il che francamente è un dato oggettivo, non faccio un discorso, come dire, di qualità, faccio un discorso oggettivo. E quindi pensavo che l'esperienza, come dire, attraverso le forme civiche dovesse essere implementata, perché i partiti hanno perso anche, diciamolo francamente, lo smalto che avevano prima. Oggi è difficile pensare al partito come esisteva una volta, noi avevamo una sede qui, facevamo incontri con i giovani, parlavamo di politica, facevamo leggere i libri, cercavamo di istruirli, io stesso sono stato istruito, ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri nella mia vita, sia nel campo del giornalismo sia nel campo della politica, e quanto penso a loro, oppure penso anche agli avversari dell'epoca, non so, penso ai Moro, agli Andreotti, agli Almirante, ai Berlinguer, li cito tutti, e vedo quello che c'è oggi nel Parlamento italiano, ma credetemi, mi cadono le braccia, c'è una differenza abissale, perché quelli comunque che le loro differenze avevano una cultura politica e, come dire, avevano seminato tanto della loro storia costruendosela giorno dopo giorno con grande sacrificio nelle battaglie politiche, che allora erano una cosa seria, non queste macchiette che si vedono adesso nei talk show televisivi. E allora io, con grande rispetto, però vorrei che le giovani generazioni arrivassero a quel livello. E allora ho detto, facciamo un documento. Documento molto semplice. Noi, io per primo, mi faccio da parte e vorrei che si facessero da parte anche coloro che hanno fatto il sindaco in passato, coloro che hanno avuto responsabilità amministrative, anche coloro che hanno sbagliato, pur essendo di centrodestra, quando hanno governato questa città e ci hanno fatto trovare in questa situazione molto, molto complessa, molto difficile. Questo lo voglio dire con grande chiarezza, in modo che non ci siano più, come dire, argini rispetto a chi si nascondeva dietro le mie spalle e poi in qualche modo viveva di rendita, perché è facile vivere di rendita, e quando ci si mette in gioco che bisogna dimostrare di avere competenze e capacità. Bravo. E di essere, come dire, uomini. Allora, in questa lettera io chiedevo che si facessero tutti da parte, io per primo, per dare spazio alla ricerca di un elemento terzo, un elemento nuovo che potesse essere la sintesi della unità del centrodestra, perché io mi sono sempre battuto per l'unità del centrodestra, anche quando non ho condiviso le posizioni di altri partiti o anche all'interno del mio partito. L'ho saputo fare anche nei momenti difficili, anche quando in Parlamento ho dovuto assumere delle responsabilità enormi da solo, evitando che un governo cadesse, qualcuno forse l'ha dimenticato, ma io no, perché ne ho vissute quei momenti con le tragedie interiori e con le difficoltà di fare delle scelte importanti. Abbiamo intitolato questo incontro La forza di una scelta, ed oggi si impone la forza di una scelta, il coraggio di fare un passo indietro, lo dico ai Cacciotti, ai Salvitti, a tutti quelli che si sono autocandidati come se la strada fosse la strada migliore per arrivare a risolvere i problemi di città, e nessuno
che parla del futuro, nessuno che parla dei problemi della città, nessuno che difende con dignità quello che con sacrificio abbiamo costruito. Tanto poi, se c'è l'inquinamento, un responsabile c'è, Silvano Moffa. Se questi possono attaccare, attaccano Moffa, e tutti, nessuno è più responsabile, solo Moffa è responsabile. Moffa si fa da parte. Forza, venite avanti se siete così coraggiosi e così bravi. Questo abbiamo scritto in questo documento. Sono passati mesi e ancora oggi non si riesce a trovare una sintesi per far sì che il centrodestra si presenti in maniera unitaria. E allora io lo voglio dire con franchezza: se non ci sarà unitarietà, Azione Popolare non si presenta. Farò una cosa diversa con coloro che mi vorranno seguire, se lo vorranno. Ma io lo farò comunque, anche da solo, se necessario, come ho sempre fatto anche in passato, perché ho iniziato da solo e poi, grazie a Dio, ho avuto tanta gente vicino, ma anche tanta gente che poi ha voltato le spalle e oggi sta lì a fare lo sciacquino del sindaco. Comunque, per essere molto chiari, io vorrò tornare nella società civile, in mezzo alla gente. Marco, se riusciremo a mettere insieme un'iniziativa editoriale, sarà importante raccontare giorno dopo giorno dalla nostra gente quel che accade non solo nel comune, ma quel che vorremmo accadesse per il nostro territorio, e non solo lanciare questa idea della unità dei comuni per far sì che ci sia veramente un punto di riferimento, e poi aprire una sede dove giorno dopo giorno ci si incontra, ci si guarda, si costruisce un futuro. Perché se vogliamo formare le classi dirigenti del domani, se vogliamo far sì che alla guida di questo comune vadano giovani e anziani, ma con le capacità di amministrare, bisogna formarli, bisogna dargli le basi, bisogna dargli la passione, bisogna farli sentire amanti profondi della città, perché ci sono le opportunità, ma non si vive di opportunismo. Questo è il messaggio che io voglio darvi stasera. Combatterò con tutte le mie forze perché ci sia la unità del centrodestra, ma se non c'è quella unità, noi saremo altrove a difendere gli interessi della nostra città. Grazie Marco, perché so che ti abbiamo sottratto l'impegno professionale, ma avevamo bisogno di parlare insieme e continueremo a farlo per amore che abbiamo nei confronti di Colleferro. È sempre un piacere, buona serata a tutti. Ciao, grazie Marco. A te Marco. Ciao, Marco. Grazie amici. Termina qui il mio incontro con voi. Torneremo a parlare, torneremo ad incontrarci. Vorrò sentire anche le vostre opinioni, perché ricostruire un tessuto comunitario, riprenderci questa città non solo nelle stanze del comune, ma all'interno della società, facendola crescere, per le nuove sfide che si parano davanti a noi, bisogna fare soprattutto questo lavoro. E allora, se qualche esperienza in questi anni ho cercato di acquisire, vorrei metterla a disposizione. E so che ci sono tanti fra voi che la pensano come me e che sono pronti a rimboccarsi le maniche per farlo questo tentativo, per farla rinascere davvero, questa città che oggi mi rattrista, ma che sono certo ha delle enormi potenzialità che può e deve saper esprimere. Grazie della bella serata e grazie di essere stati vicini. Grazie.